Buon pomeriggio e benvenuti a questa partita. Milan Regina. Sta per iniziare il match di ritorno tra queste due formazioni. La squadra di casa può contare sulla vittoria dell'andata e ha la qualificazione di fatto in pugno. Ignazio Abate con il numero 13, Alessandro Ressa con il numero 18, Marek Jankowski con il numero 27, Derek Sporting con il numero 23, Ambrosini con il numero 21, Andrea Pirlo con il numero 11. Comincia la partita per il Milan. Ibrahimovic la passa al compagno. Va Robinho. Barilà. Tutto facile per il portiere. E sarà fallo laterale assegnato al Milan. Ambrosini. Zlatan Ibrahimovic. Ecco il tiro, 1-0. E partita che comincia in salita per la squadra ospite. Manifesta tutta la sua gioia. Sì, è partito con l'aeroplano. E il Milan conduce la gara. Ha segnato per il Milan al settimo minuto. Missiroli. Vince il contrasto. Cosenza. Perde il controllo della palla. Pirlo. Zlatan Ibrahimovic. Attenzione, vede la porta. Prova. Palla sulla traversa e poi ancora in campo. Giacomo Tedesco, azione interrotta, palla al difensore. Abate. Controlla Robinho. Zlatan Ibrahimovic. Prova da fuori. E manca l'appuntamento con la doppietta. Ci riproverà di sicuro Fabio. Thiago Silva. Palla indietro al portiere. Nesta. Abate. Robinho. Zlatan Ibrahimovic. Cerca spazio Robinho. Boateng. Si fa sotto e si oppone al tiro. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Il proprietario del furgone marrone, targato R59XB3, parcheggiato all'entrata principale dello stadio, è pregato di presentarsi presso la reception al più presto. Grazie. Castiglia riesce a trovare lo spazio buono e riconquistano il pallone in difesa. Blocca l'avanzata avversaria. Ronaldinho. Potrebbe crossare. Ora può ripartire l'azione. Ambrosini. Si è liberato dalla marcatura. Cosenza. Boateng. Ambrosini. Zlatan Ibrahimovic. Rischiosissimo questo intervento. E ha liberato senza pensarci troppo. Palla fuori, fallo laterale segnato al Milan. E il traversone non va a buon fine. Abate. Va Robinho. Zlatan Ibrahimovic. Tiro d'esterno che non impensierisce il portiere. Decisamente un tiro impreciso. Nesta. Abate. Controlla Robinho.
Zlatan Ibrahimovic. Ha spazio davanti a sé. Ancora in gioco! Manovra interrotta dagli avversari. Ibrahimovic! E questa volta sbaglia il tiro. Sì, ha sprecato una buona occasione. Pirlo prova ad andare Ronaldinho. Ibrahimovic traversa, palla ancora in gioco, prova a sorprendere il portiere, palla che termina sul fondo. La mira ha bisogno di una regolata. Il gioco riprenderà con una rimessa del portiere. Abate. L'arbitro fischia, fine del primo tempo. Il gol all'inizio del primo tempo sembra aver condizionato la gara, beh. Sì, sono riusciti a metterla dentro poco dopo il calcio d'inizio, a difendere il vantaggio per 45 minuti. La vittoria è sempre più vicina, non bisogna però demordere, ecco perché è in arrivo una sostituzione. L'arbitro del via alla seconda metà della gara. Barilà e si ripartirà con un calcio di punizione. Castiglia. Cosenza. Passaggio a buon fine. La messa in aria. Intercetta il pallone, tutto da rifare. E il difensore ferma l'azione. Può metterla in area. Ottimo passaggio. Ha spazio per tirare. Attenzione, gol! E vola a festeggiare. Ne ha tutte le ragioni, Fabio. Domani tutti i giornali loderanno la grande intuizione dell'allenatore che ha deciso di far entrare l'autore del gol. Mi è piaciuto tantissimo Pato in questa occasione, Fabio. Castiglia. Pato entra in scivolata, riescono a rubare palla. Cross dal fondo. Il portiere respinge a pugno chiuso. Sceglie bene il tempo. E riesce a restare su. San Siro, la Scala, uno degli stadi in Italia dove si vede meglio. In assoluto. È proprio adatto per il calcio, si vede bene in qualsiasi parte. Veramente un piacere sia commentare che giocare. Si dirige verso la porta. Tenta un altro gol! E porta così a due il suo bottino personale. Vediamo quali contromisure adotteranno adesso gli avversari per cercare di arginarlo. Entrano in campo due giocatori freschi. Vediamo se cambierà l'assetto tattico della squadra. Un cambio in questo momento deve dare la carica alla squadra per poter portare a casa la vittoria. E la partita comincia ad assumere una fisionomia ben delineata. Entra in campo con il numero 16. Ottimo tackle. Parata in presa del portiere. Cerca di controllare bene Ronaldinho. Pato. Cosenza. Missiroli. Pato. Bella la sua penetrazione. Ottima occasione. Si avvicina alla bandierina del calcio d'angolo, pronto a battere. Col
colpisce il pallone di testa. Attenzione, rete! E forse tutta questa esultanza è anche un po' fuori luogo. Sì, stanno dominando e sarebbe meglio mostrare un po' di rispetto per gli avversari. Splendido questo colpo di testa, Beppe. Sì, ha impattato alla perfezione e non ha lasciato scampo al portiere. E con questa rete aumentano il divario, già significativo peraltro. Pato. Vediamo il tiro. Nessun rischio per il portiere questa volta. Avrebbe dovuto fare un passo in più e sistemarsi la palla sul piede giusto. Riesce a trovare lo spazio buono. Ottimo a interrompere la giocata degli avversari. Flamini. Pato. Viola. E perde la palla. Pato. E supera la marcatura. Attenzione, la palla è lì. E gli avversari riconquistano la palla. Jankulowski. Cerca un varco Ronaldinho. Metti le spalle. Le spalle. E può far partire un traversone. Effetto al traversone. Efficace l'intervento difensivo. Grande tiro. Vediamo come batterà questo corner. È costretto a passarla indietro. Bonazzoli ha spazio davanti a sé. Fuori gioco. Il risultato combinato con quello dell'andata li vede quindi vincitori di questo turno. Sì, possono essere soddisfatti. E siamo così giunti alla fine di questo match. Arrivederci a tutti.